Ciao ragazzi della Casa del Foot, qui è Mick e questo è un nuovo episodio del Play for Fame. Oggi tecnicamente questo video dovrebbe essere caricato il giovedì, quindi questo video, poi quello di venerdì e quello di sabato saranno caricati, poi domenica e lunedì che è Pasqua e Pasquetta no, e poi si riprenderà martedì, quindi giusto per informarvi insomma come saranno più o meno i video questa settimana. Detto questo, partiamo subito con una partita, come avete visto, contro una squadra fortissima. Io parto molto forte al 26esimo, traversa poi Balotelli in ribattuta, fa l'1-0, però lui scatena tutta la forza dei suoi in forma e soprattutto, cioè, manda, diciamo, Walcott a correre, prende un calcio d'angolo che viene trasformato di testa da Touré, che è veramente molto forte, un giocatore fantastico, Touré. Cioè, deve essere di chiunque fa una Premier, perché è veramente un giocatore fortissimo, imprescindibile. Poi all'80esimo, come vedete, lui parte con Schürrle, va fino in fondo, cross dentro, arriva Sturridge che batte clamorosamente Balzaretti forse. E quindi all'81esimo io ero sotto 2-1. Praticamente era quasi persa questa partita perché, insomma, il 2-1 arrivato all'81esimo era molto combattuta come partita. Fortunatamente però all'89esimo, guardate il cronometro, Florenzi sulla sinistra, cross dentro, Aquilani di testa, gol all'incrocio, il portiere non ci può arrivare, allora 2-2, io mi rassegno, praticamente partita pareggiata, tranqui, diciamo tranqui, una partita che si poteva vincere, invece no, perché lui batte, cerca di comunque tenere la palla, tenere il risultato, poi fa un errore abbastanza clamoroso, ovvero tipo la passa in avanti, allora Balotelli per Cerci, che vede ancora Balotelli, però la palla va al Shaarawy, che però la passa a Balotelli, arriva davanti al portiere, pallonetto di Suček o qualunque portiere ci fosse in porta. 3-2, quindi rimonta insperata, soprattutto perché all'81esimo io ero sotto 2-1, cioè con un suo gol appena segnato, quindi tecnicamente insomma era persa praticamente la partita. Comunque io 16 tiri, lui 7, partita diciamo un po' bugiarda perché comunque anche lui era molto molto forte, soprattutto con la squadra che aveva, quindi diciamo io ho più tirato in porta, però lui ha anche fatto molto possesso palla, quindi insomma una partita secondo me meritava il pareggio anche lui, però chi se ne frega, ho vinto. Metto un 4-4-2 abbastanza insolito e vado a giocare la seconda e ultima partita dell'episodio. Incontro questa squadra, generale 80, però comunque come vedete Reus, Lewandowski, Götze, Hummels, insomma una bellissima Bundes praticamente finita. Lui parte fortissimo in questa partita. Settimo minuto, gol di Hummels di testa da calcio d'angolo. Tipo, se dobbiamo fare una media tra calcio d'angoli presi contro e calcio d'angoli con gol, penso siamo quasi sull'1-1. Cioè, ogni calcio d'angolo che prendo contro è quasi sempre gol dell'avversario. E sta cosa è veramente una cosa incredibile. Comunque, torniamo sulla partita. 17esimo, azione fotocopia del secondo gol del mio avversario di prima. Solo che stavolta non è Schürrle, ma è Blachikowski che va sul fondo. Colpo di testa che batte Chiellini, forse, di Lewandowski. 2-0 al 17esimo. Quindi parte malissimo questa partita. Però, siccome è un episodio fatto di rimonte, 22esimo, lui sbaglia un lancio. Bonaventura per Balotelli. Balotelli stoppa, affronta Hummels, vede Bonaventura che entra clamorosamente in area. E poi, col piattone di precisione, sul secondo palo 2-1. 23esimo, 26esimo, praticamente azione dopo. Balotelli 1-2 con Pellè. Pellè che lancia, Hummels, cioè sbaglia completamente perché lascia partire Balotelli, non lo segue. Balotelli davanti al portiere non sbaglia. 2-2 dopo pochi minuti. E prima dell'intervallo, Shaqiri lancio lungo, sbaglia ancora. Bonaventura mette motore a poli per Pellè che fa viaggiare Balotelli. Hummels sbaglia ancora l'intervento. Quindi gol di Hummels, però con due interventi sbagliati. Balotelli davanti al portiere, come sempre, non sbaglia mai. Sempre con quel piattone sul secondo palo. 3-2. Si passa al secondo tempo, lui, la sua squadra deraglia un pochettino. Maggio interviene, Poli la gioca per Pellè. Pellè che la, diciamo, finta il tiro, poi ancora per Poli. Poli va sul fondo, cross dentro, basso. Il suo portiere era uscito. Gol di Balotelli. Insomma, lui mi sembra che tipo era anche in 10 ora. Comunque, quinto gol mio, gol di Pellè, lui diciamo al 63esimo sbandava, poi io diciamo sul 5-2 a risultato sicuro faccio in tempo a prendere un gol, perché io insomma ho
devo sempre prendere gol, anche se il mio avversario è in 10, in 9, in 8. Questo grandissimo gol di Draxler, che però, diciamo, conclude soltanto una partita abbastanza buona. Dopo, diciamo, un altro recupero, quindi devo stare un tantino attento sulle partenze, soprattutto, perché se ci fate caso, o domino la partenza, quindi diciamo, e tutta la partita, oppure mi dominano completamente in partenza e rischio di prendere 2, 3, 4 gol, come era successo un paio di episodi fa, che ero sotto addirittura 4-0. Qua fortunatamente non è andato oltre il 2-0, è stato, diciamo, facile recuperare. Detto questo, l'episodio finisce qui. Io, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, di commentare con tutto quello che volete, e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!